siamo all'ennesimo punto che è pieno argomenti. La situazione del settore, perché capite bene, nel momento che siamo in un periodo non di crisi, noi avevamo fatto un sacrificio riuscendo a ricomprare qualcosa come attrezzi. Però capite bene che rubare, ci hanno rubato a noi 22 dischi di pesi, due panche, un bilanciere, cose che costano e per noi è difficile poterle ricomprare. Qua non si capisce che il danno sì che fanno danno alla società, ma il danno maggiore lo fanno i ragazzi perché gli vedono la possibilità di allenarsi, di fare palestra. C'è tanto di succedere, tanta voglia veramente, a volte viene voglia di abbandonare, lasciare tutto, però capisci bene che se abbandoniamo diamo ragione a chi ha torto. E questo non può essere. Ripeto, la cosa che dispiace di più è che il campo Algoretti avvengono sistematicamente furti. Parliamo che avvengono a quanto pare di notte, perché di giorno è impossibile. Avvengono di notte quando c'è ci sono i dipendenti che devono fare, tra virgolette, la guardia. Non so se fanno guardia al letto o al cuscino. Però così è difficile. Ripeto, c'è tanto normale. Io non voglio accusare nessuno, però ti viene la voglia e la rabbia di trovare soluzioni che non si riescono a trovare. Qua si continua ancora a rubare al povero, perché fondamentalmente rubi al povero. Io spero che tutto il comune prenda un attimino atto di quello che sta accadendo, di trovare soluzioni più che altro. La soluzione, secondo te, e quindi secondo te la soluzione è quella magari di una sorveglianza notturna, però effettiva, che venga fatta? No, la sorveglianza notturna c'è. Infatti la cosa strana è questa, e non capisci, c'è la sorveglianza notturna, ve lo giuro. Ricordiamo che già il Goretti ha subito dei furti di rame che hanno in qualche modo limitato l'impianto di illuminazione, è così o no? Sì, l'ultimo, aspetta, io vorrei puntualizzare, l'ultimo è avvenuto 6 mesi fa quando sono rubato tutta l'attrezzatura per la palestra, questa era quella che avevamo ricomprato, Perciò a parte il RAM, poi veniamo da un anno fa, hanno rubato 9 tavoli o 8 tavoli, non mi ricordo preciso il numero, più 70-80 sedie. Qua però nessuno mai vede nulla, ditemi voi. Io non voglio fare polemiche né con i dipendenti comunali né col comune, niente. Qua dobbiamo, perché continuare a fare polemiche non porta a nulla. Qua io chiedo solo di trovare soluzioni ai problemi. E come lo dico, parlo a 360 gradi sul discorso che ci siamo annoiati noi dell'amatori a subire o a ricevere o a fare polemiche. Qua bisogna trovare invece soluzioni alle problematiche che stanno venendo a creare, sia di campo, non a livello di campo che tiro io da non tiro il problema, a livello di campo dico, quando parlo di campo parlo di a livello di rugby, a livello di struttura, a livello di comune. Qua bisogna trovare soluzioni, basta fare polemiche, cerchiamo di metterci a tavolino e un attimino capire bene dove trovare sia fondi che soluzioni per risolvere il problema.